Benvenuti a una nuova puntata di Blu Notte. Io sono Carlo Succarelli e anche questa sera faremo luce su un mistero italiano. La storia di oggi si svolge a Piglialo di Sotto, ridente paesino sulle rive del fiume Sbrodo. Sono le 6:30 del mattino quando, come ogni mattina, il metronotte Mario Sgrullo sta tornando a casa. Qua il primo interrogativo. Perché torna a quell'ora dopo una notte di lavoro? Indovina. Appena entra in casa lo Sgrullo, trova sua moglie Martina Lasizza, già in piedi che gli ha preparato un caffè. Sì. Lo Sgrullo ne beve una tazza, ancora calda, e poi dice una frase che gli inquirenti riterranno fondamentale ai fini dell'inchiesta. Qual è? Buono, ma adesso chi dorme più? Zona. È davvero una brutta storia. Sì. Fatta di notti bianche, caffeina, morfina, omicidi preterintenzionali, Rolex falsi e tanto, tanto sangue. Lo Sgrullo, non riuscendo a prendere sonno, incomincia a fare scherzi telefonici a tutta Piglialo di Sotto. Dai. Dai tabulati telefonici risulta che la prima telefonata arriva al Salvo Inchiummato, il suo vicino di casa, che pare non gradisca la telefonata e lo riempie di insulti. Cosa si cela dietro questa reazione violenta? Perché l'inchiummato non gradisce essere svegliato alle 6:30 del mattino? Il fatto che sia domenica non basta agli inquirenti per giustificare l'anomalo comportamento dell'inchiummato. Chi l'ha fatto questa inchiesta? Alle 6:50, dopo altre 7 telefonate, sì, lo Sgrullo esce di casa per svolgere uno dei suoi passatempi preferiti. Cioè? Suonare ai citofoni e poi darsela a gamba. Questo è un pirla! Dalle indagini fatte dagli inquirenti risulta che lo Sgrullo non era ben visto in paese. Immagino. Perché? Dai, domina. È davvero una brutta storia. Sì. Fatte di intercettazioni telefoniche, sì, sveglie all'alba, estorsioni, fughe, tentativi di linciaggio, circonvenzioni d'incapace e partecipazione a banda armata. Alle 7:10, dopo essere uscito dalla sacrestia dove ha riempito di Gutalax il vino del parroco, lo Sgrullo viene visto incontrarsi con Gigi D'Alessio e recarsi a casa dello stesso D'Alessio. Ed è qui che lo Sgrullo fa perdere le sue tracce. Ma richiamoci a casa del D'Alessio per raccogliere informazioni. Suoniamo alla porta. Sì, chi è? Pronto? Sono Carlo Succarelli di Blu Notte, ma lei è Gigi D'Alessio. Certo, scusate, questa è casa mia. Mi farebbe un autografo con dedica? Ci può scrivere "non dirgli mai che il nostro amore, il nostro non è amore ma sesso senza cuore" a Carlo Succarelli? Ma dico, va bene, ma è venuto fino a Piglialo di Sotto solo per questo? No, ma ci mancherebbe. Stiamo anche cercando il corpo senza vita di Mario Sgrullo. Ma Mario è il mio metronotte. Ah, privato? È di là con l'elenco del telefono in mano che sta telefonando a mezza Napoli. Adesso glielo chiamo io. Sgrullo! Sgrullo! Oh, so qua, chi è che rompe? Ma lei non è morto? È certo che non sono morto! È vivo! È certo! Ma allora che brutta storia è? Ma portagliela, sono vivo, che vuoi? Lo sai che lei è un bel rompipalle? Perché lei chiama tutti con sto telefono. E vabbè, allora! Lei meriterebbe veramente di essere una salma, ma visto che è vivo, possiamo anche rimediare noi. Abbiamo finalmente trovato la salma sgrullata di Mario Sgrullo. E anche questa volta Blu Notte ha fatto luce su un altro mistero italiano. E vabbè, che volete fare? Nella parte dello Sgrullo c'era Enrico Cremonesi. E nella parte di Gigi D'Alessio c'era Gigi D'Alessio.